c'è il cashmere accanto al lino. La tela ombra abbina nuovi filati su fibre nobili nel rispetto della secolare tradizione tecnica di lavorazione sui telai dell'Ottocento, unica azienda al mondo tramandata fino ad oggi in memoria dei baroni Leopoldo Franchetti e Alice Algarten. Una svolta epocale a tela ombra, quella annunciata dal neo presidente della cooperativa Stefano Romolini, fondatore e amministratore delegato di Manifatture Cesari, azienda umbra che dal 1988 è punto di riferimento nel settore tessile. Nel corso della visita guidata al Museo Laboratorio di Palazzo Alberto Tomassini, alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea dei Soci, con la gran parte delle donne lavoratrici in azienda, del sindaco Luca Secondi e della Giunta Comunale di Città di Castello. Cashmere e non solo lino, abbigliamento e accessori di tendenza, fatti a mano su telai che raccontano la storia di Fernate e che diventerebbero inarrivabili dalla concorrenza, diventando momento irrinunciabile del lusso. Saranno sicuramente due cose che cammineranno in modo parallelo e non si interferiranno minimamente tra di loro. C'è necessità di portare quell'attività commerciale più che di innovazione, ma per l'appeal da parte del cliente e delle persone che riceveranno questi prodotti. La tradizione rimarrà, ma anzi stiamo anche sviluppando tutto quello che è il processo della tradizione, portandolo su dei veicoli commerciali tipo brand di altissimo livello, tutto tassativamente made in Italy. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare sia Scuola Buffalini, Donati Grifani, Montesca per intanto il voto che hanno dato essendo facente parte del CDA, e assolutamente sì, c'è questo spirito molto, mi sono sentito proprio accolto e stiamo facendo dei bei ragionamenti, dei bei discorsi. Io vengo dal mondo dell'industria, per cui le mie attività sono molto energivore, mentre qui, come potete ben vedere, abbiamo proprio il massimo, no, dell'efficientamento energetico, assolutamente sì. Ma tenete in considerazione che, nonostante parliamo di attrezzature ultracentenarie, hanno delle tecnologie ben evolute e molto avanzate. Ma credo che comunque se riguardiamo tutto quello che ha fatto la baronessa Alice Algarten nel 1908, ha creato qualcosa che è più avanti delle situazioni che vorremmo creare oggi noi nell'industria, no? Solo pensare a Montessori, solo pensare all'asilo sopra la tessitura, è qualcosa di avanguardista. Sì, diciamo che con il nuovo presidente Stefano Romolini, che ringrazio lui direttamente, ma ringrazio anche Confindustria Alto Tevere, con il presidente Raul Ranieri che ha patrocinato in qualche modo il suo arrivo, si guarda la tradizione però ovviamente guardando anche in prospettiva al futuro, alla crescita. Sono dinamiche che non sono contrapposte, anzi tutt'altro. Sempre più scopriamo che il futuro deve saper cogliere le eccellenze di una tradizione. Noi ce l'abbiamo nel nostro territorio e sarebbe uno spreco di energia non sfruttarla al meglio. Questo è un po' la chiave di lettura della presentazione che viene fatta del nuovo consiglio di amministrazione, dove protagoniste ovviamente sono le socie lavoratrici, che sono le custodi di questa tradizione, e si sono subito messe in moto per aprirsi appunto alle nuove prospettive di crescita, continuando a custodire però ovviamente la sapienza e le capacità che sono tipiche della tela ombra.